Il terrorismo jihadista con le bombe di San Pietroburgo sfida la Russia di Putin. Il blocco del Donbass controllato dai secessionisti filorussi crea problemi anche alle industrie ucraine. In Puglia non si placano le contestazioni al gasdotto TAP, la cui costruzione oltre Adriatico procede spedita. Il ripristino dei controlli sistematici ai confini esterni di Schengen crea problemi a turisti e immigrati. A 25 anni dall'inizio dell'assedio siamo stati nel museo nato con le opere che i maggiori artisti contemporanei hanno dedicato a Sarajevo. L'attentato alla metropolitana di San Pietroburgo, dopo Parigi, Nizza, Bruxelles, Berlino, Londra, ripropone la domanda su come il terrorismo possa condizionare la politica internazionale. 14 morti, questo per ora è il tragico bilancio della bomba. Un attentato commesso da un giovane, Akbarzon Jalilov, uzbeko di etnia, kirghizo per cittadinanza, naturalizzato russo. È chiaro che l'attentato alla metropolitana è strettamente legato all'intervento russo in Siria. L'obiettivo era colpire il prestigio di Vladimir Putin, colpire nella città natale del presidente russo. Arduino Paniccia, che insegna geopolitica agli studenti del corso di Scienze Diplomatiche Internazionali di Gorizia, parafrasando Clausewitz, rimarca come il terrorismo sia una continuazione della politica con altri mezzi. Questo significa che il terrorismo oggi può condizionare qualsiasi azione politica in qualsiasi parte del globo, in Medio Oriente, in Russia, in Europa, negli Stati Uniti. Quindi il terrorismo è un'arma che viene utilizzata anche per condizionare la politica e non solo. Secondo l'FSB, i servizi di sicurezza interni russi, Jalilov, l'attentatore, avrebbe ricevuto l'ordine di uccidere dai suoi connazionali che combattono in Siria. Ufficialmente le autorità russe continuano ad affermare che Jalilov ha agito da solo, un lupo solitario, ma esistono i lupi solitari? Il terrorista è spesso un solitario, lo deve fare per motivi di sicurezza, perché fa parte di una piccola cellula, ma comunque tutti fanno parte sempre di una grande rete, difficile da intercettare e che ha i suoi comandi. Nel caso dell'Europa, nel nord Europa, nel caso della Russia, assolutamente nell'area caucasica, nel Medio Oriente, tra l'Iraq e la Siria, e vi sono delle centrali che governano queste reti. Quindi parlare di lupi solitari come di personaggi assolutamente isolati è una cosa che non esiste. Il lupo solitario ha sempre comunque degli alleati, una rete, dei fiancheggiatori, dei finanziatori. Carabinieri e polizia hanno arrestato a Venezia 4 kosovari simpatizzanti dei jihadisti che stavano, questa l'ipotesi accusatoria, preparando un attentato al ponte di Rialto. Le autorità del Kosovo, dell'Albania, della Bosnia e della Macedonia negli scorsi anni hanno arrestato centinaia di presunti jihadisti, un'attività di polizia efficace che però non ha eliminato del tutto la presenza dei militanti dell'ISIS nell'area balcanica. Sono pericolosi anche per l'Italia e anche per l'Europa, ma credo che il vero pericolo oggi del controllo del terrorismo nei Balcani sia lo scoordinamento tra i vari paesi che si interessano dell'area e che agiscono all'interno dell'area. Vi sono perfino gli americani, i russi, ma gli obiettivi per battere i terroristi non sono comuni. Mentre è comune la base che alimenta il terrorismo, gli obiettivi, lo scoordinamento invece sono molto forti. A mio parere questo è il vero grande pericolo di cui dobbiamo tener conto nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Il ministro degli interni Marco Minniti a Mosca è stato ricevuto dal suo omologo Vladimir Kolokoltsev e dal segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa Nikolai Petrushev. Un primo passo per rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le reciproche polizie e agenzie di sicurezza. A 3 anni dallo scoppio della guerra in Donbass e con 10.000 vittime stimate, c'è qualcosa che non è mai cambiato rispetto a prima del conflitto. È il flusso del carbone dai distretti minerari, ora sotto il controllo dei separatisti appoggiati da Mosca, verso le grandi città dell'est Ucraina. Dnipro, che fino a un anno fa si chiamava Dnipropetrovsk, è la terza città più popolosa del paese. Immensi stabilimenti metallurgici, fabbriche di missili e una delle più grandi centrali termoelettriche a carbone dell'Ucraina, la Pridniprovskaya TES, che rifornisce di elettricità l'intera città. Nelle scorse settimane, però, qualcosa è cambiato.
e ora impianti e stabilimenti rischiano di restare a secco di carburante nel giro di qualche giorno. Il governo di Kiev ha infatti messo al bando le merci provenienti dalle cosiddette repubbliche separatiste e il carbone in cima a tutte. Blocchi presidiati da reduci della guerra e nazionalisti hanno interrotto le linee ferroviarie nel villaggio di Krivyi Torez, a un paio d'ore da Dnipro. Centinaia di vagoni carichi di carbone e altre materie prime sono fermi da settimane nella stazione del villaggio. Pavlo Khazan, deputato del Parlamento regionale e membro del Comitato Energetico, è convinto che alla base di tutto ci debba essere una chiara scelta politica. Questo blocco è una questione politica ma anche economica. Io penso che durante la guerra dobbiamo interrompere ogni rapporto col nemico, compresi gli scambi di merci, i treni, i voli. È una questione molto complessa che va affrontata dal Parlamento. Per prima cosa, questa non è un'operazione antiterroristica, come è chiamata in tutte le leggi e gli atti del governo, ma è una guerra. Quando avremo chiaro che siamo in guerra, non potremo fare altro che interrompere ogni rapporto col nemico. Il blocco è un buon passo a livello locale, ma non è abbastanza, perché riguarda solo una piccola parte degli scambi commerciali che abbiamo con i territori fuori dal controllo del governo. Il blocco è nato come movimento dal basso. Appartenenti a organizzazioni e partiti nazionalisti, attivisti e veterani di guerra stanchi di assistere al proseguire indisturbato dei commerci con i territori di Donetsk e Luhansk, mentre i loro compagni continuavano a morire negli scambi di fuoco lungo la linea di frizione, hanno messo su barricate sui binari. Non hanno avuto l'appoggio del governo, che anzi ha mandato qui la Guardia Nazionale per cercare di rompere il blocco, col risultato però di attirare ancora più manifestanti. Finché a marzo, con un'inversione di marcia totale, il presidente Petro Poroshenko ha ufficializzato il blocco annunciando che resterà in piedi fino a quando i separatisti non rispetteranno il cessate il fuoco e non ritireranno l'artiglieria pesante dalla fascia demilitarizzata. Khazan ritiene però che dal blocco del carbone possano persino arrivare degli effetti positivi all'economia e all'ambiente di Dnipro. Qui a Dnipro abbiamo una delle più grandi centrali termoelettriche, una delle più sporche dell'Ucraina, che emette 80.000 tonnellate di sostanze inquinanti all'anno. E questo impianto usa il carbone proveniente da Donetsk. Il blocco costringerà le fabbriche e la centrale, che sono private, a comprare carbone di migliore qualità da altre fonti. Ovviamente qui a Dnipro abbiamo molte industrie che hanno bisogno delle materie prime provenienti dal Donbass, ma questo non è un buon motivo per continuare a fare affari con loro. Questo è solo business. Lo spostamento dell'approvvigionamento verso ovest non è però ancora cominciato, mentre le infinite ciminiere di Dnipro continuano a bruciare carbone e non si sa fino a quando basteranno le scorte. Aleksandar Vučić è il nuovo presidente della Serbia. Il premier uscente ha vinto le elezioni presidenziali al primo turno con il 54% dei voti. L'elezione di Vučić ha però provocato una vivace contestazione da parte degli studenti. Da giorni migliaia di giovani stanno manifestando nella capitale Belgrado e in altre città. Accusano Vučić di voler instaurare un regime autoritario, di non rispettare le regole democratiche, la libertà di stampa e le prerogative del Parlamento. Il Trans-Adriatic Pipeline, parte dei 4.000 km del corridoio meridionale del gas che dall'Azerbaigian porterà GNL in Italia e da qui in Europa. Il TAP, collegandosi da Chipoi in Grecia al gasdotto turco TANAP, si inoltrerà nel territorio ellenico per 500 km fino in Albania. Qui, dopo altri 250 km tra mare e terra, la condotta sottomarina percorrerà le acque territoriali italiane per 25 km, gli ultimi 8 sulla terraferma. Qui si concluderà il percorso del TAP con l'approdo a San Foca, Marina di Melendugno, in Salento. Le proteste di cittadini, amministratori e sindaci, iniziate in realtà molti mesi fa, si sono inasprite quando il TAR ha dato via l'espianto di 215 ulivi da ricollocare in seguito. Per i dimostranti, no TAP, un'opera inutile, costosa e dannosa. Per il consorzio del Trans-Adriatic Pipeline, un'opera strategica che consentirà all'Italia e al vecchio continente più autonomia energetica. Per l'Europa, che ha fortemente appoggiato il progetto, la concreta possibilità di ridurre la dipendenza dal gas russo.
Dall'immensa rete dei 12 gasdotti che nel mondo trasportano attraverso 1 milione di chilometri di tubi GNL dipendono molti equilibri transnazionali. La sovietica Gazprom, che con il Nord Stream 1 fornisce gas alla Germania e non ha abbandonato l'idea del suo raddoppio, poco più di un anno fa ha chiuso un'intesa con l'italiana Edison, la francese EDF e la greca DEPA per portare gas naturale in Europa girando l'Ucraina. L'approdo sempre sulla costa pugliese, ma a Otranto. Un disegno fortemente alternativo ai 4.000 chilometri del South Gas Corridor, di cui la spiaggia di San Basilio a Melendugno è il terminale. Per alcuni analisti, 10 miliardi di metri cubi all'anno che il Trans Adriatic Pipeline assicurerà al fabbisogno europeo a partire dal 2020 è un volume imparagonabile ai 180 miliardi erogati annualmente dal gas russo. Insomma, il prodotto azero non intaccherà nella quota di mercato russo né abbatterà i prezzi. E questo è uno dei punti della protesta italiana, che però non ha contagiato né Grecia né Albania. Il tratto greco prevede, oltre una stazione di compressione, di fatto una centrale necessaria ad assicurare il regolare flusso di gas lungo la rete, a chi poi una seconda a Serres nel caso di raddoppio dei metri cubi trasportati. Nel paese delle Aquile invece una prima stazione a Fier, in caso di raddoppio una seconda a Bilisht. Per consentire il trasporto degli enormi tubi d'acciaio in Albania a fine 2016 sono iniziati i lavori per costruire e rinnovare 175 km di strade e ristrutturare 40 ponti, e dove le intese con i proprietari dei terreni interessati ai lavori procedano con vendite o noleggi. In Italia i lavori sono fortemente in ritardo per il consorzio Saadeniz, colpa delle proteste. Per il presidente della Regione Puglia invece, dell'infinita serie di errori di progettazione tanto gravi che per il microtunnel è ancora in corso, dice, la valutazione di impatto ambientale. Per Michele Emiliano, che punta molto sulla decarbonizzazione dell'Ilva di Taranto, il gas è più che benvenuto in Puglia, ma nessuna decisione può essere imposta ai territori, tantomeno dai governi, e chiede di spostare l'approdo a 30 km più a nord. Da Parigi a Bruxelles, molti terroristi che hanno agito in Europa erano cittadini europei che sono usciti dall'Unione per un periodo di indottrinamento nei territori dell'ISIS come normali turisti. Per controllare e fermare questi spostamenti, Bruxelles ha imposto da venerdì controlli sistematici anche su tutti i cittadini europei che escono dall'area Schengen. Controlli che sono stati imposti anche sul confine Schengen tra la Slovenia e la Croazia. Sui valichi sloveno-croati, con l'entrata della Croazia nel gruppo dei 27, venivano controllati sistematicamente soltanto i cittadini extraeuropei. Da venerdì, invece, vengono verificati e controllati i documenti di ogni singola persona, cittadino europeo o extraeuropeo, anche in uscita dalla Slovenia, in Croazia e viceversa. I dati di ogni singolo documento vengono confrontati con i database dell'Interpol e di Schengen. Un'operazione che dovrebbe richiedere alcuni minuti, secondo il portavoce della polizia slovena. Ma la polizia slovena sul proprio sito consiglia di evitare nella bella stagione i transiti al sabato, perché prevede tempi di attesa dilatati. E se già nelle estati scorse i fine settimana erano critici ai confini, con l'introduzione di nuovi controlli a fronte dello stesso organico, la situazione non potrà che complicarsi. Intanto, lungo il confine sloveno-croato non presidiato, Lubiana già nei mesi scorsi ha costruito una barriera con tanto di filo spinato per arginare le ondate dei migranti. Una barriera che è stata innalzata anche all'ombra del Monte Nevoso, dove il confine con la Croazia corre in mezzo ai boschi popolati dall'orso e dal lupo. Grandi predatori che nei mesi più freddi si spingono anche fino alle case, che nonostante queste eventuali presenze ingombranti non usano avere recinzioni di sorta. Almeno finché il governo di Lubiana non ha deciso di installare la rete metallica. Così la rete è stata montata anche tra le due case sorte 30 anni fa su quello che nell'ex Jugoslavia era solo un confine sulla carta. E sulla strada che dalla Slovenia porta in Croazia, dove sono stati imposti controlli sistematici a quanti lo attraversano, c'è già un enorme cancello che l'esercito sloveno, un suo appalto, potrà montare in pochi minuti per chiudere proprio la strada che da uno stato porta all'altro nel caso dovessero ripresentare
presentarsi arrivi massicci dalla rotta balcanica, come avvenne nella zona pianeggiante confinaria a circa 150 km più a est un anno e mezzo fa. Le due famiglie divise dalla rete, già predisposta anche per l'installazione del filo spinato, non vogliono più parlare del caso, accontentandosi di un varco che avranno tra i due giardini. Il sindaco Janez Comidar spiega che la comunità locale non aveva margini di manovra rispetto alle scelte di Lubiana. Ma qui ci sono mai stati passaggi massicci di migranti, chiediamo? No, mislim da te gozdove in te poti preko Snežniškega in Javorniškega pogorja. I sentieri che attraversano le foreste dei gruppi del Nevoso e degli Javorniki vengono sfruttati da singoli. C'è stato un caso in cui la polizia croata ha fermato un gruppo di 37 migranti e quella slovena di 6. E chi faceva loro da guida lungo questi sentieri, sui quali noi stessi abbiamo difficoltà a orientarci, faceva credere ai migranti di averli condotti in Austria. Questo sia uno sfruttamento becero del fenomeno dell'immigrazione. Focolai di guerra civile in molte località della Bosnia. La fiammata più grave nella capitale, Sarajevo, dove una grande folla si è raccolta per dimostrare a favore della pace. Era il 6 aprile del 92, quando i cecchini aprirono il fuoco sulla folla che a Sarajevo manifestava per la pace, dando inizio all'assedio della città, un incubo che durò quasi 4 anni. L'arte e la cultura svolsero un ruolo fondamentale nel sostenere la resistenza della popolazione di fronte alla barbarie nazionalista. Quando le bombe distrussero il Museo Olimpico della città, Enver Hagi Omerspahic, detto Ennio, il direttore della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici dell'84, lanciò un appello agli artisti di tutto il mondo affinché donassero le loro opere a Sarajevo, per creare nella città assediata una collezione di arte contemporanea, Ars Evi. Era un'idea folle che Ennio presentò alla Biennale di Venezia del 1993. All'Italia questa idea piacque. Dopo 25 anni del questo percorso dal 92 al 2017, io posso dire un grazie infinito, un abbraccio per sempre a Italia e italiani, perché questa iniziativa, dal momento quando sono arrivato in Italia, parliamo del giugno 93, nell'ambiente della inaugurazione dell'attuale Biennale di Venezia, Comune di Venezia ha sostenuto questa iniziativa, possiamo dire alla grande, poi tanti altri enti, musei e personaggi, così possiamo dire che Italia è madre del progetto Arsè. Michelangelo Pistoletto fu il primo ad aderire. Lo seguirono alcuni tra i maggiori artisti contemporanei, da Yanis Kounellis a Juan Muñoz, da Marina Abramovic a Anish Kapoor a Joseph Beuys. Come motto della collezione venne scelta una frase di Dejan Jokanović: se cerchi la strada per l'inferno, chiedi all'artista. Se non trovi l'artista, sei già all'inferno. Musei e fondazioni italiane ed europee divennero partner e curatori di una collezione che continua a crescere. Ars Evi è un progetto del futuro. Va oltre di tutte le divisioni. È praticamente una grande, unica e potente espressione della volontà collettiva internazionale. La collezione Ars Evi è stata recentemente visitata anche dal presidente Mattarella, che ha ribadito il messaggio di amicizia e sostegno dell'Italia. La prima esposizione di Ars Evi è avvenuta proprio in Italia durante la guerra e quindi l'Italia e gli italiani in generale hanno subito adottato questo grande progetto. Oggi le opere sono presentate al pubblico negli spazi di Art Depot, la sede provvisoria della collezione, nel quartiere sarajevese di Skenderia. Ma Renzo Piano ha già realizzato il progetto per la sede definitiva di Ars Evi, che potrebbe diventare un polo museale non solo per la Bosnia-Erzegovina, ma per l'intera regione. Simbolo di una nuova Europa, capace di rinascere dalle macerie degli anni 90 grazie alla cultura. Ma perché artisti da tutto il mondo hanno donato a Sarajevo? C'è qualcosa forte e magico nella essenza della parola Sarajevo. Sarajevo, città
incontro dei mondi. Sarevo città olimpica, sarevo città assediata, sarevo città dignitosa e sarevo città del futuro, della via della bellezza dell'essere umano.